primo gol al Vigorito. Partiamo da questa azione, ti sei buttato come un rapace su quel bel cross a mezza altezza di Improta. Ma sì, è una palla che, insomma, quando la palla arriva sul fondo il mister mi dice sempre di staccarsi un po', quindi insomma ci abbiamo lavorato tanto e sono contento perché erano tre partite che non riuscivo a segnare, pali, parate del portiere, quindi sono esploso di gioia. Poi in più avevo anche i crampi, si è visto, quindi insomma dai, è stato bello perché non ho smesso di crederci nonostante fisicamente insomma non era al meglio. Prendo spunto da quanto mi hai detto, il mister mi dice, ecco, avere alle spalle un grande attaccante, qual è stato Pippo Inzaghi, ecco, per voi attaccanti, ecco, l'importanza appunto dei suggerimenti da parte del mister? Ma sicuramente per noi è scuola di vita, nel senso quello che ti dice lui, almeno per me, che io sono nato, guardavo i suoi video, quelli Trezeguet, è legge, insomma, sa sempre cosa devi fare, leggi prima le situazioni e te le spiega durante tutta la settimana. Questo è un gol che veramente ci abbiamo lavorato tantissimo e il mister tutti i giorni ti ripete di fare quel movimento, quindi insomma non è nato a caso. Parliamo un po' della gara, un primo tempo difficile perché lo Spezia si chiudeva bene, ripartiva con molta velocità, non a caso è passato in vantaggio. Ecco, quali sono state un po' le difficoltà che avete avuto nel primo tempo? A te ti abbiamo visto un po' forse slegato dal contesto della squadra perché, insomma, ripeto, i due trequartisti si arretravano per prendere palla e insomma tu risultavi un po' isolato. Ma sicuramente forse la difficoltà è stata negli andarli a prendere, insomma la palla dal portiere loro riuscivano in qualche modo a uscire sempre, il nostro pressing non era perfetto, comunque loro hanno giocatori di palleggio, avevano qualità e quindi ci hanno messo in difficoltà, lo sapevamo. Poi è vero che questa espulsione un po' ci ha aiutato, nel senso che mentalmente essere uno in più per 60 minuti è tanta roba, quindi insomma siamo stati bravi perché non era scontato ribaltarla. E poi dalla panchina entrano Improta e Coda e la partita si rigira in un altro modo. Ma sì, come dicevo prima, quando in panchina Improta, Coda, Kragel, è più semplice, insomma dai, demotivi gli avversari che hanno corso magari per 70 minuti e entrano giocatori altrettanto bravi, è tosta. Questa è la forza di questa squadra e questa società che insomma stiamo dimostrando di essere uno squadrone. Tatticamente cosa cambia con te avendo al fianco Coda invece di Sao? Nel senso, cambi modo di giocare oppure resti tu prima punta e sempre lui che ti gira intorno? Ma io questa cosa l'ho già detta perché Massimo è un attaccante, sì è vero, è una prima punta come me, però lui è molto bravo, è forte tecnicamente, quindi riesce anche a star fuori dall'area, a giocare un po' alla Sao. Ovvio che Marco è un po' più tecnico e quindi c'è anche il suo ruolo naturale. Però penso che a me cambi poco, perché insomma quando siamo io e Massimo, a lui piace andare a prendere la palla, a me piace più stare in area di rigore, quindi cambia poco. Andy Gabriele, abbiamo visto un po' i festeggiamenti a fine gara e anche qualche selfie negli spogliatoi. Insomma, aspettavate questa gara, forse era davvero importante per il futuro, perché insomma vi abbiamo visto festeggiare un po' più del solito, ecco. Ma sì, dai, lo sapevamo noi come lo sapevano tutti che questa sarebbe stata una partita che valeva doppio perché davi una bella botta, era una delle inseguitrici e sapevamo che era troppo importante, siamo stati bravi a vincere, quindi dai, siamo contenti anche se ancora è lunga. L'ultima battuta la facciamo sul tuo gol, al di là di quelli dell'anno scorso, primo gol al Ciro Vigorito con la maglia giallorossa, ecco le tue emozioni e le tue sensazioni. Sensazione bellissima, partita importantissima, in più insomma ero stato sfortunato, quindi insomma volevo questo gol fortemente, sono contento che è stato il 2-1 quasi alla fine della partita, una partita così importante, quindi è solo motivo per lavorare ancora di più. E a chi lo dedichiamo? Ma lo dedichiamo alla mia famiglia che mi sta sempre vicino, insomma hanno visto che queste 3 settimane ero un po' giù di morale perché non riuscivo a fare questo gol e quindi dai, lo dedico a loro. Perfetto, grazie. Grazie a voi.